Aprirà entro il 2013 il porto romano di Testaccio, il più grande della Roma imperiale. L'impegno ad aprire gli scavi, a trovare 1 milione di euro di risorse dal sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, che oggi ha effettuato un sopralluogo dell'area. Alessandra Atti di Sarro. Il porto romano di Testaccio è il più grande e importante della Roma imperiale. Ora, dopo 20 anni di scavi e di indagini archeologiche, il cantiere potrebbe essere ad una svolta. Questa mattina il sottosegretario ai beni culturali Francesco Maria Giro ha compiuto un sopralluogo ed ha annunciato l'impegno a reperire il 1 milione di euro necessario a far partire il progetto per il rilancio del sito in chiave turistica. Tutto potrebbe essere pronto per il 2013. Con questa visita voglio porre al centro del patrimonio culturale di Roma il fiume Tevere, spesso dimenticato ed esaltato soltanto durante il periodo estivo per l'estate romana. Stiamo facendo una ricognizione puntuale di tutti gli approdi sul fiume Tevere, gli approdi storici, cercando di far dialogare il porto di Testaccio con l'arsenale dei Papi, che è prospiciente sull'altra sponda del Tevere, dove nascerà il Museo Zeffirelli. Il sopralluogo allo scavo, che si estende per circa 320 metri dal Ponte Sublicio verso la Magliana, è stato organizzato dal presidente della Commissione Speciale per la Sicurezza di Roma Capitale, Fabrizio Santori. Per l'Arsenale Pontificio, invece, il via e i lavori del museo attendono solo la conferma dei fondi regionali. Al termine del progetto, le due sponde del Tevere risulteranno collegate e la carta fluviale di Roma ricomposta.